Buonasera, diamo inizio al consueto punto stampa di aggiornamento sulla situazione coronavirus in Liguria. Prende la parola il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Allora, buonasera a tutti. Cominciamo dai dati e poi ho alcune cose di cui rendervi conto, tra cui ovviamente la lunga riunione che si è appena conclusa con i ministri Boccia, Speranza e con il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro su le richieste che le regioni avevano inoltrato nelle ore scorse al governo circa l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tuttora in vigenza che scadrà il 3 di ottobre. Partiamo dai dati perché oggi abbiamo dei dati tutto sommato positivi o quantomeno che confermano la tendenza ormai diffusa in regione da alcuni giorni a questa parte. Infatti sono 6.187 i tamponi, lo ricordo, sono i tamponi molecolari, si è parlato anche di questo ovviamente nella riunione col governo di cui poi vi renderò brevemente conto. Noi contiamo di aggiungerne circa 4.000 di antigenici rapidi, quindi la Regione Liguria ha oggi uno screening di 10.000 tamponi, da cui risultano 792 nuovi casi positivi, circa la metà di quanto ne avessimo la settimana scorsa, direi un dato particolarmente confortante nel dettaglio: 107 casi all'ASL 1, 85 casi all'ASL 2, 470 casi nella città metropolitana di Genova, quindi la metà di quanti ne rilevavamo solo la settimana passata, ASL 4 soli 6 casi, ASL 5 Spezzina 124 casi. Sono dati confermati ampiamente dal monitoraggio dei letti d'ospedale. I letti d'ospedale infatti oggi calano di 51 unità, torniamo abbondantemente sotto quota 1500, che era l'obiettivo che ci eravamo dati, e siamo a 1438 posti letto occupati. Parlo di media e bassa intensità di cura, sono 119 sostanzialmente stabili le unità di terapia intensiva, di cui parlerà poi più diffusamente dopo di me il dottor Grattarola. È noto ormai a chiunque segua questa conferenza stampa e le notizie sui giornali che le terapie intensive evidentemente tendono a decrescere con un periodo di latenza, cioè un po' più tardi dei letti di media e bassa intensità di cura. Nel dettaglio anche qui direi che a parte ASL 2 che ha 5 pazienti in più oggi, 9 calano in ASL 1, 29 ben al San Martino, l'ospedale evangelico continua ad essere stabile su 67, oggi ha 2 pazienti in più, l'ospedale Galliera invece dimette 6 pazienti e siamo a 176, così come il Gaslini torna sotto quota 15, a 14 con 2 in meno, l'ASL 3 globale, Villa Scassi e Gallino insieme hanno 201 pazienti, 6 in meno della giornata precedente, l'ASL 4 globale ne ha 3 in meno, 119 su 9 terapie intensive, l'ASL 5 Spezzina perde 3 pazienti e 153, 15 sostanzialmente stabile. È ovvio che il calo delle curve di contagio evidentemente si riverbera sui letti d'ospedale, anche se anche questo un poco in ritardo. Purtroppo anche oggi abbiamo un elenco di deceduti che è per fortuna un poco più leggero di quello dei giorni passati, sono 15, è un numero ancora molto elevato, ma come dire, purtroppo atteso per il numero di pazienti ancora presenti nei nostri ospedali. Anche oggi, lo sottolineo, a purtroppo pagare il prezzo più elevato e doloroso sono le persone grandi anziani sopra i 75 anni, che sono diciamo il 90% dei deceduti di oggi, ed è la ragione per cui abbiamo investito moltissimo nelle misure che vi abbiamo presentato nei giorni scorsi di protezione di quelle fasce, dalla scontistica per la spesa nei negozi
nelle fasce meno affollate ai taxi gratuiti che stiamo rifinanziando dopo i primi 2 milioni di euro e che contiamo tutti possano farne uso e attenzione, come attenzione deve essere quella delle famiglie a tenere protette i membri più fragili ed esposti. Vi parlavo del incontro con il governo, si è tenuta credo una proficua riunione dove abbiamo affrontato sostanzialmente molti dei temi ancora da sciogliere, da quelli più propriamente tecnici, ovvero il riconoscimento dei tamponi rapidi come strumenti di diagnostica al pari del tampone molecolare tradizionale, che questo può sembrare un sofisma tecnico, ma in realtà consentirebbe a molte persone che aspettano per molti giorni il risultato dei tamponi molecolari di avere immediatamente un risultato altrettanto affidabile, non solo in termini medici, ma anche in termini ovviamente giuridici e legali, trattandosi di un tema di sanità pubblica. Quindi questo è il primo tema, stiamo aspettando che anche l'Europa si pronunci sul tema e ci auguriamo che il governo già nelle prossime ore possa prendere con le sue circolari un provvedimento che ci consenta un uso migliore di questo strumento che già utilizziamo molto diffusamente. Si è anche deciso di insediare un tavolo tecnico, ovviamente con i vertici della sanità italiana, Istituto Superiore di Sanità, Comitato Tecnico Scientifico del Governo e Ministero, insieme a una qualificata delegazione degli uffici di prevenzione, dei tecnici delle regioni, per individuare di qua al 3 di dicembre, data in cui scadrà il DPCM vigente attuale, dovrà essere modificato, reiterato, secondo quello che deciderà ovviamente il governo nel confronto, ci auguriamo, con le regioni, per poter arrivare a quella data ad aver rianalizzato i famosi 21 criteri di definizione del rischio e i 3 scenari di RT, oggi diciamo cruscotto di comando, stella polare delle decisioni che dividono l'Italia in 3 colori, arrivare possibilmente con un cruscotto di comando, un'analisi dei dati forse meno sofisticata ma più rapida, che ci consenta di prendere decisioni su tempi più stretti di quelli che oggi abbiamo nella definizione delle fasce, delle chiusure e delle misure da prendere per contenere il Covid. Questo direi che è il principale risultato, quindi un confronto che poi ovviamente porterà i risultati a un tavolo politico per la loro definizione. Abbiamo anche ovviamente chiesto al governo, cosa che abbiamo fatto a più riprese anche nei giorni scorsi, e alla vigilia di domani, quando verranno prese altre decisioni, vedremo di quale tipo dal Comitato Tecnico Scientifico alla cabina di regia, un maggior coinvolgimento delle regioni e una particolare attenzione anche ai dati, diciamo, più attuali, oltre che ai famosi report su cui viene presa le decisioni di fascia delle regioni, questo per un maggior coinvolgimento ovviamente delle amministrazioni regionali, che poi quelle misure devono applicare e in qualche modo sostenere, e anche perché è opportuno ovviamente valutare su una fascia di tempo ampia per gli scienziati, ma anche prendere decisioni coerenti con il sentimento del momento, cioè con la percezione delle città e dei territori circa l'andamento dell'epidemia oggi. Questo direi che è l'incontro, ringraziamo il governo per questo confronto, auspicando che sia anche costruttivo nei fatti nelle prossime ore. A proposito di report del governo, oggi è arrivato il nuovo report dell'Istituto Superiore di Sanità, il numero 27, va dal 9 al 15 novembre, quindi capite che siamo già superati da quel punto di vista. Gli indicatori di qualità sono stati considerati tutti positivamente e l'incidenza in diminuzione nei diversi indicatori. Giusto per darvi una idea, la proporzione dei tamponi negativi è 17 nel report, quella di ieri ad esempio è di 12, quella di domani probabilmente, che si riferisce ad oggi, sarà ancora sotto. Questa era quando mi riferivo di utilizzare il dato storico della settimana, ma anche il dato puntuale dei giorni in cui si decide. Le risorse impiegate per il tracciamento sono state giudicate positivamente, l'R con T
Entrambi gli R con T sono sotto l'1, esattamente allo 0,9, e sono tuttora in calo, quindi direi sostanzialmente un quadro positivo per tutti gli indicatori. Ovviamente la pressione sostenuta sugli ospedali resta ed è la ragione per cui occorre ovviamente grande prudenza e riteniamo, come dire, di dover andare avanti con le misure che abbiamo in questo momento. Chiedevano alcune colleghi della stampa, ma anche più in generale per vostra informazione, l'occupazione dei posti Covid nelle strutture ex ospedaliere, nelle strutture gestite dalla Protezione Civile. La situazione è la seguente: 51 nella residenza Riviera di Savona sono i posti disponibili totali, 49 sono ancora liberi, quindi direi che è stata appena aperta ed è a disposizione. Questo per dire che la Regione non ha carenze di spazi in questo momento, anzi è ben attrezzata da questo punto di vista. Come sapete, il Covid Hotel di Genova nel Best Western ha ancora 90 letti liberi, ha solamente 10 ospiti, ma è solamente da sabato scorso che opera, anzi per la verità da lunedì più compiutamente. A 9 posti li abbiamo liberi a Luna Blu di Spezia e ne abbiamo 30 posti liberi nella struttura dei Gabbiani di Spezia, che sostituirà l'ospedale Falcomatà. Invece le strutture coordinate da Lisa, quelle che ci servono a rendere più rapidi i ricoveri in ospedale e a garantire delle degenze controllate e delle convalescenze in strutture protette, Villa Immacolate sono occupati 21 posti su 22 totali, Villa Coronata sono occupati 15 posti su 15 totali, Villa Dorotea 68 posti su 75 locali, Cenacolo 21 posti su 24 totali, Danilo Ravera sono occupati 69 posti, tutti quelli che erano a disposizione, Valpolcevera 19 posti su 23 totali, RSA Noceti a Savona occupati 36 posti su 40 totali, la Casa del Clero ad Albenga 19 su 22 totali. Al momento quindi sono occupati 268 posti su 290 totali nelle 8 residenze che abbiamo aperto a supporto dei nostri ospedali. Questo è un segno che il turnover funziona, il meccanismo di ricovero ospedaliero, degenza e poi convalescenza in una struttura che ci consenta di lasciare liberi nel più breve tempo possibile posti letto, è un meccanismo che ha ben funzionato e sta continuando evidentemente a funzionare. Oggi ho visitato anche il primo dei due piani in trasformazione del padiglione C del Galliera, che sarà pronto già in settimana, e quindi con i quasi 200 nuovi infermieri che sono in graduatoria da questo pomeriggio, i neolaureati per intenderci del corso di laurea in infermeria in scienze infermieristiche di queste ore, sarà possibile aprire quello spazio, che sarà un ulteriore spazio Covid, anche se i letti stanno calando. Questo ci consente di restituire a reparti che devono fare altro, perché non c'è solo il Covid in medicina, la loro funzionalità, speriamo nel più breve tempo possibile. Grazie. Prende la parola il sindaco di Genova Marco Bucci. Buonasera a tutti. Allora, alcuni numeri, come al solito, prima di fare due commenti sulla giornata. La mobilità, siamo sempre circa al 35% di una giornata normale, sui 240.000 transiti rispetto ai 703.000 di una giornata normale. Gli autobus, la percentuale di riempimento è sotto il 40% nel 98,5% dei casi ed è sopra il 50% nello 0,2%. Praticamente solo 4 autobus hanno dato una capienza superiore al 50%, quindi in tutta la giornata di ieri. Quindi siamo in linea. Oggi, questa mattina, ho ricevuto verso le ore 9 una segnalazione da una persona che aveva segnalato un autobus alle 7.48, quindi vuol dire proprio nell'ora di punta, che immediatamente la segnalazione è stata girata e la stanno studiando. Quindi
direi che anche il sistema segnalazione funziona, chiedo sempre a tutti di partecipare, inviateci le segnalazioni perché così noi abbiamo più possibilità di risolvere i problemi. Per quanto riguarda l'azione che AMIU fa per il trasporto dei rifiuti, siamo arrivati a 7.800 abitazioni che corrispondono a circa 9.600 positivi al Covid. Ne mancano circa ancora un migliaio per coprire il 100%, quindi ci stiamo avvicinando alla totalità delle persone coperte. Avete letto sul giornale questa mattina che AMIU ha fatto un bando addirittura per potenziare le persone che fanno questo servizio, quindi stiamo andando nella direzione corretta. Per quanto riguarda le sanzioni, diciamo che ieri sono state effettuate circa 53 sanzioni, tutte quante a persone, nessuna su esercizi. Questo già è una buona notizia per gli esercizi. Certamente ci sono ancora persone che hanno bisogno di ricordare, okay, che dobbiamo utilizzare tutti i mezzi di protezione, dobbiamo utilizzare le mascherine, dobbiamo utilizzare le distanze, dobbiamo evitare gli assembramenti, dobbiamo igienizzarsi le mani. Ecco, queste sono cose importanti. Avete visto che i numeri stanno migliorando, ma questo è un motivo per incrementare ancora di più l'attenzione sul rispetto delle sanzioni, perché solo rispettando, scusate, non le sanzioni, le misure che dobbiamo prendere per tenere lontano il contagio, solo rispettando queste misure noi abbiamo la possibilità di sconfiggere il problema più in fretta possibile, che è il nostro obiettivo. Quindi continuiamo così, andiamo avanti. Come ho detto, durante la fine settimana ci sarà l'ordinanza che prevede le chiusure, che sapete già, sulle passeggiate lungomare e sulle spiagge e sulle scogliere dalle 12 di sabato sino alle 19 della domenica. Una notizia che riguarda Genova, di cui siamo tutti estremamente orgogliosi: oggi abbiamo inaugurato il Blue District nel Palazzo dell'Abbondanza, che è nei magazzini, si chiamano così, nei magazzini dell'Abbondanza, che è al Molo, ed è un Blue District, un posto dove noi vogliamo implementare, aiutare e fare in modo che si crei il network delle aziende che lavorano sulla blue economy, cioè sull'economia del mare, e dà la possibilità a tutti i giovani innovativi e creativi di cominciare le loro start-up, cominciare la loro attività professionale e far sì che si crei un network, una rete di professionisti, di aziende e di possibilità per dare una ricaduta economica alla città e ovviamente anche una ricaduta occupazionale. Lì ci sarà anche la sede del team che si occupa di Ocean Race, che conoscete tutti, è una strada che abbiamo già cominciato e che ci porterà all'arrivo di Ocean Race nel 2023 a giugno qui a Genova. Grazie per tutti e arrivederci presto. Prende la parola Angelo Gratarola, responsabile Dipartimento Regionale Emergenza. Buonasera a tutti. L'andamento di questa settimana di pronto soccorso è incoraggiante, nel senso che i passaggi sono sotto i 200 in tutta la città. Questo è un segno importante, ma soprattutto negli ultimi giorni stiamo vedendo una riduzione, diciamo, significativa dei pazienti Covid positivi e invece il mantenimento di pazienti affetti da altre patologie. Questo è importante. Se questo dato verrà confermato nei prossimi giorni, nella prossima settimana, anche la rete ospedaliera dovrà cominciare a ripensare con un meccanismo così di cambiamento di attività, di indicazione, per fare spazio e riprendere anche attività che non sono correlate al Covid. Ora è un po' prematuro poter dare questo tipo di certezza, ma sicuramente se il dato diventerà un pochino più robusto nei giorni prossimi, ecco, questo potrebbe avvenire. La occupazione delle terapie intensive, come ha già anticipato nel suo intervento il Presidente, diciamo arriva un pochino più tardi, quindi noi ci aspettiamo ancora un incremento di qualche posto letto di terapia intensiva occupato nella Regione e in prevalenza nella città di Genova, ma perché i pazienti, che sono tanti ancora ricoverati all'interno, possono avere in alcuni casi evoluzioni critiche che necessitano quindi dell'intervento della terapia intensiva, e quindi ci aspettiamo ancora una quindicina di giorni.
per vedere se anche le terapie intensive seguiranno l'andamento in riduzione che stiamo vedendo già al pronto soccorso e nei ricoveri ospedalieri. Buona serata. Ci sono domande da parte della stampa? Buonasera Presidente, volevo chiederle se nell'incontro col Governo si è parlato anche di quello che sarà il futuro della Liguria, alla luce anche degli ultimi dati del monitoraggio, visto che comunque si continua, anche se lei ha smentito categoricamente, a parlare di Liguria come possibile regione in zona rossa. Tra l'altro oggi Boccia non ha escluso che possano esserci di nuovo. Non si è parlato ovviamente di singole regioni, abbiamo parlato ovviamente di temi, stando anche all'analisi fatta pochi minuti fa con il nostro comitato tecnico scientifico di Alisa. Per la verità, noi valuteremmo la Liguria per i dati sia del report sia gli dati puntuali oggi da ritorno in fascia gialla, non sicuramente da zona rossa, che sarebbe totalmente ingiustificabile per il trend, per i dati, per tutti gli indicatori del Ministero. Quindi da un punto di vista tecnico-scientifico lo escludo nel modo più totale. Quello che riteniamo invece che sia serio e prudente fare è restare in zona arancione, poi aspetteremo ovviamente con compostezza e devozione le scelte del Comitato Tecnico Scientifico, però è ovvio che per noi la cosa in questo momento più importante è far scendere ancora l'RT, liberare i nostri ospedali dai pazienti, evitare che possa crescere ancora la curva delle unità di terapia intensiva e dei morti. Quindi riteniamo che la scelta più corretta dall'analisi dei dati e anche dalle valutazioni fatte con i nostri esperti, quella di proseguire almeno alcuni altri giorni sui livelli di misure prese, quelli attuali. Bene, se non c'è, tutti a casa, composti, prudenti e con la mascherina.